Signore e signori, a tutti voi il più cordiale buonasera e un benvenuti al secondo concerto Sotto le Stelle. Il coro Amici per la Musica, accompagnato dall'orchestra Bellini Ensemble, composta dai professori del Teatro Massimo Bellini, allieterà la nostra serata con brani d'opera nella prima parte del nostro concerto. Durante la serata si esibiranno il maestro baritono Salvo Todaro e i soprani Angela Areo e Loredana Giuffrida. Un applauso, grazie. Il concerto, come sempre, sarà diretto dal maestro Stefania Primitera. Prego, l'orchestra si accomoda. Per prima cosa vorremmo ringraziare tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione con il loro contributo di questa serata. Li potete visionare nelle brochure che avete trovato nei vostri posti. Un ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione va all'ARS della Regione Sicilia, nella figura dell'onorevole Luca San Martino, al senatore Valerio Sudano e al comune di San Gregorio, al nostro sindaco dottor Carmelo Corsaro, neoeletto al suo secondo mandato, che purtroppo stasera non è presente per motivi di salute, e il vice sindaco Sebris Groi, che per motivi di famiglia anche lui purtroppo è assente, ma è vicino col cuore, ci teneva tanto che si dicesse. Ringraziamo anche la ditta NG Allesti Eventi per la bellissima scenografia a cui ha collaborato anche il nostro concittadino Concetto Trovato. Allora, prima di iniziare il nostro concerto, stasera è con immenso orgoglio che voglio presentare a tutti voi una sangregorese doc che ha partecipato e vinto Sanremo Young. Tra l'altro la ragazza che vi presenterò, che ha vinto Sanremo Young, non a caso forse, chissà, da piccola ha iniziato i suoi studi musicali proprio con la maestra del nostro concerto, Stefania Primitera. E quindi è con grande orgoglio che chiamo qui vicino a me Elena Manuela. Sarà proprio la sua maestra di pianoforte iniziale che consegnerà la targa ad Elena. Elena, cosa vuoi dire a questo meraviglioso pubblico che è qui? Allora, io vi ringrazio, ringrazio tutta l'organizzazione per avermi voluta qui questa sera. Ora che ne ho modo, ringrazio anche di cuore la mia prima insegnante di pianoforte, la maestra Stefania, perché forse è stata la prima persona che ha contribuito a far nascere questa mia passione nei confronti della musica. Brava Elena, continua sempre così. Adesso presento, e iniziamo il nostro concerto, ripresento il direttore d'orchestra Stefania Primitera. Apre il concerto l'orchestra Bellini Ensemble con il valzer dalla Mascarade, suite opera 48 di Cacciaturian. Seguirà dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi, coro di Zingari. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Oh!
Thank you.
Il bambino strumeggiante, il nome che le scende.
Yeah.
Thank you.
sua gira gira, ogni coppia gente va, dal salvanza si ritira e alla salta tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia gente va, dal salvanza si ritira e alla salta tornerà. Dal salvanza si ritira e alla salta tornerà. Mamma mia, mamma mia, sono una nero mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. La 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 la.
funicule, funicula. La moglie è un po' emozionata, non si sente di leggerlo e quindi lo leggerò io. Carissime amiche e carissimi amici, mi dispiace davvero tanto non essere presente qui stasera con tutti voi, ma improvvisi problemi personali mi portano a malincuore lontano da questa arena. Il concerto Sotto le Stelle arriva alla sua seconda edizione e sono sicuro sarà sostenuto dal pubblico straordinario delle grandi occasioni. Un evento di altissimo rilievo culturale, musicale e artistico che è diventato ormai un appuntamento immancabile per la nostra comunità sangregorese. Mi è doveroso ringraziare l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco dottor Carmelo Corsaro, la senatrice Valeria Sudano, l'onorevole regionale Luca San Martino, la presidenza dell'assemblea regionale, tutti gli sponsor pubblicitari e tutto lo staff tecnico per la realizzazione della scenografia, per l'assistenza dell'amplificazione delle riprese video. Ringrazio inoltre l'orchestra Bellini Ensemble di Catania per la loro enorme disponibilità e l'altissima qualità professionale e tutta la corale sangregorese che con grande spirito di sacrificio e amore per la musica ci regala serate indimenticabili come questa di stasera. Infine, ultimo ma non meno importante, desidero rivolgere il mio ringraziamento al maestro Stefania Privitera. Che con spirito di sacrificio e tanta passione ha radicato la cultura musicale nella nostra bella comunità sangregorese. Vorrei concludere con una citazione di uno scrittore inglese. Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Grazie di cuore a tutti il vice sindaco Sebi Sgroi.
Adesso vorrei qui vicino a me il vicepresidente del Consiglio di San Gregorio. Cosa becco? Il neo vicepresidente del Consiglio di San Gregorio per la consegna di due targhe a due persone in particolare. Allora, la prima targa andrà a Giuseppe Piscopo, in quanto un san gregorese componente dell'orchestra Bellini Ensemble. Leggo la frase, la vuoi leggere tu? La vuoi leggere? Leggi. Allora la leggo io. Allora, per la collaborazione e la professionalità dimostrata. Adesso vorrei chiamare qui il primo violino dell'orchestra, Aldo Ferrante. Consegna la targa sempre il vicepresidente del Consiglio, Graziella Ferro. Complimenti. Leggo. Anche qui per la fattiva collaborazione e l'altissima professionalità offerta alla comunità sangregorese. Adesso continuiamo velocemente, vorrei chiamare qui l'assessore Leonora Suizzo allo sport e spettacolo. Consegnerà la targa al maestro baritono Salvo Todaro. Adesso chiamiamo la neoconsigliera, ecco qui, Maria Teresa Trigomi, e consegnerà la targa alla soprano Angela Aleo. Chiediamo il mio consigliere pure, Ciccio Bennisi, consegnerà la targa a Loredana Giuffrida, la soprano Loredana Giuffrida. Adesso infine chiamo qui l'assessore Salvo Cambria, che consegnerà la targa al nostro maestro Stefania Privitera. Volevo soltanto dire innanzitutto grazie a tutti per questa splendida serata. Un ringraziamento al coro, veramente bravissimi, e mi riempie di gioia anche perché mi fa sentire ancora più cittadino sangregorese, anziché assessore, mi fa sentire veramente un cittadino sangregorese, questo è importante. Mi riempie d'orgoglio dare questa premiazione al maestro Stefano Privitera, perché giustamente devo dire che ero molto legato a tuo padre, un grandissimo artista, così come adesso siamo legati anche a te Stefania, e penso che sia un problema di gene perché qua c'è anche tua figlia che è una grandissima artista, quindi ci sta riempendo un paese di grandi artisti, questa è una cosa importante. Grazie di tutto, grazie a tutti voi per la splendida serata, grazie di esserci. Ci teneva il sindaco a scusarsi per la sua assenza, perché lui tiene tanto a questa manifestazione, stava
male veramente, e quindi mi ha detto pensaci tu, Eleonora, a farlo sapere. Quindi per lui oggi non essere qua è veramente dispiaciuto. Poi il vice sindaco ha già espresso il mio pensiero abbondantemente con i ringraziamenti e col pensiero rivolto all'arte, la cultura, la tradizione. E questa serata per me è stata bellissima, non soltanto perché ho avuto parte del teatro Massimo Bellini di Catania a casa mia a San Gregorio, che è stupendo. Poi è stato bellissimo altrettanto ammirare il coro. La maggior parte delle persone che compongono il coro io le conosco, ma in tutt'altre vesti. Quindi stasera mi hanno veramente scioccato, impressionato positivamente. L'orchestra senza parole, i professionisti idem. Sicuramente è una manifestazione che avrà tante altre edizioni, perché questa è quella che secondo me e secondo tutta l'amministrazione ci vuole per il nostro paese. Grazie. Graziella, vuoi dire qualcosa? Posso permettermi di chiamarti Graziella? Certo. Io sono veramente contenta per questa serata che è stata magistrale, un evento bellissimo, e sono veramente felice di vedere in questo auditorium stracolmo di amanti della musica. Per cui grazie per la vostra presenza e, come hanno già detto, speriamo che questo concerto sotto le stelle diventi ogni anno sempre più grande. Ringraziamo tutti, l'orchestra e il coro, e grazie veramente per la vostra presenza. Grazie. Adesso vi salutiamo da questo meraviglioso, scusate, sono un po' emozionata, nel scenario, leggendo la frase della targa di Stefania. Maestra Stefania Primitera, direttore d'orchestra, che con passione, bravura e professionalità sa infondere agli altri l'amore per la musica, con tanta gratitudine. Arrivederci all'anno prossimo. Le proprie attività, con te la sorte va.